Allora, possiamo partire con le presentazioni ufficiali? Viola Federica, che dite? Sì. Allora, Andiamo. carissimi genitori digitali, carissimi colleghi, carissimi educatori, carissimi digitali qualunque, benvenuti in questo nuovo format Digital Caffè, che per chi segue questi canali può risultare un formato un po' diverso. Possiamo considerare questo primo episodio come una sorta di episodio pilota. E se poi funziona, se poi vi piace, anzi, poi ce lo direte voi, perché no, possiamo andare avanti. Tanto le risorse le abbiamo, le energie in qualche modo ce le creiamo. Ora, è un format molto particolare, perché a differenza del solito in cui sono o io che parlo oppure io che faccio domande ad altri esperti, in questo caso abbiamo preferito una comunicazione di tipo circolare. Ossia, in questo caso siamo tre esperti, tre psicologi esperti del digitale. E ci troviamo insieme come davanti ad un caffè o una birra, ma non voglio Sì. spoilerare perché c'è, ecco, grazie Viola che io puntavo più sugli after credits, no? Per cui, come i film della Marvel, vabbè. E niente, quindi più una chiacchierata intorno ad un caffè, intorno ad una birra sui temi di attualità che riguardano ovviamente il digitale. Oggi parleremo di tadana, The Social Dilemma, un docufilm che ormai è diventato famosissimo, pubblicato su Netflix. Io penso che ormai, adesso non ho i dati, ma credo che ormai, non dico quasi tutti, ma tantissimi lo abbiano visto, soprattutto anche per il clamore mediatico che ha suscitato, un hype pazzesco. Quindi non solo su Netflix, ma anche sui social network vari, anche di questo poi parleremo. Ora lo faccio con due ospiti d'eccezione, appunto due carissime colleghe, nonché professioniste esperte del digitale, Viola Nicolucci e Federica Bognolo. E come da tradizione io passo la patata bollente a loro e si presentino loro. Dunque, chi inizia? Viola, inizi tu? Va bene, non ho capito se mi presento brevemente o se devo approfondire un po' di più. Comunque, Vai io mi tranquilla. chiamo Viola Nicolucci, sono psicologa psicoterapeuta e ho cominciato ad occuparmi di psicologia delle nuove tecnologie dal 2011, affrontando tante tematiche diverse. Quindi ho cominciato lavorando online, facendo consulenza psicologica appunto a partire dal 2011, non per nessuna emergenza come invece ci è capitato quest'anno a causa della pandemia, e poi ho cominciato ad occuparmi di altre sfaccettature, quindi dall'educazione digitale alla gamification, e in particolare negli ultimi anni mi sto occupando soprattutto di videogiochi. Ok, grazie mille Viola, sicuramente avrai tantissimo da dire Sì. durante questa live, quindi preparati ghetto qui. Ho il sedativo. No, è sedativo, no, io poi È ti la tiro birra, sulla il sedativo. birra. La Ah, birra. ok, allora va bene, sì. Va bene, allora, come sedativo va bene la birra, sì, la proviamo. Vai Federica. Ciao Ivan, grazie intanto per avermi ospitata qui. Buonasera a tutti. Io sono appunto Federica Boniolo, sono una psicologa, formatrice e presidente dell'Associazione Uniti in Rete. E quello che io svolgo nella mia attività professionale è occuparmi delle tematiche che riguardano appunto il digitale. Mi definisco una psicologa del digitale e non solo psicologa digitale, perché poi non sono così tanto smanettona per certi aspetti, però studio quelle che sono le implicazioni e il rapporto, diciamo, tra l'essere umano e le tecnologie. Sono molto curiosa di tutto quello che riguarda il web e mi occupo di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, oltre appunto che alla diffusione dell'educazione digitale nelle scuole o tra gli adulti. Ok, grazie Federica. Quindi stavamo quindi dicendo questo The Social Dilemma, un docufilm che vuole nel suo intento, vabbè, adesso vedremo, vuole un po' denunciare, correggetemi cioè, se non è il termine giusto, vuole un po' denunciare quello che i vari social network starebbero facendo alle nostre menti. Adesso io la dico in modo molto veloce, il documentario dura cos'è, circa un'oretta, se non ricordo male, Un'ora e mezza, un'ora e un'ora e mezza, mezza, sì. esatto, sì, un'ora e mezza,
e vorrebbe essere appunto di denuncia. Usa toni molto strong, molto, molto forti. E, insomma, ma che cosa ha ovviamente generato tanta ansia, tanta paura e tanto terrore. Io sento molti genitori che mi chiedono di questo social dilemma, e da quando è arrivato questo docufilm iniziano: ah, ma mio figlio sta sul social network, mio figlio di qua e di là e così via. Noi in realtà, specifico subito, non siamo qui per andare contro questo docufilm, ovviamente, però, e qui mi permetto di anticipare qualche tema, ahimè abbiamo notato che in realtà, come dico io, non la dice tutta e non la dice giusta. Ok, poi c'è l'attivista che è in me. E, ecco, che cosa sta succedendo, Viola, Federica? Allora, che cosa sta succedendo? Niente, è uscito questo documentario. Adesso non so neanche esattamente se è uscito a metà di ottobre, forse sì. Settembre. Ok, dunque racconto la mia esperienza personale. Io ho visto la pubblicità un pochino prima che venisse condiviso, e normalmente quando vedo queste cose così clamorose mi sento sinceramente preoccupata per l'eco che susciterà anche tra i colleghi. Ci sono colleghi che non sono specializzati in questo settore, ce ne sono altri che invece navigano il nostro stesso settore. Il mio approccio è normalmente cercare di mantenere il silenzio, in realtà, per cercare di evitare di aumentare il clamore, e cerco di contenermi il più possibile, ecco. Sono arrivata però chiaramente al punto di vederlo, anche per sul rimando di alcuni colleghi internazionali, che parto subito con la ciccia, mi dispiace, che hanno parlato del social dilemma, dicendo, alcuni sono ricercatori, parlando del fatto che i dati sono stati già disconfermati, non so se il termine è corretto in italiano, e che questi ricercatori che sono psicologi sociali avevano cercato di mettersi in contatto con la produzione del film per condividere i dati che loro avevano raccolto su queste tematiche, perché è la loro area di specializzazione, e non erano stati non solo accettati, ma non gli hanno proprio risposto. E quindi niente, ho visto il film e la prima visione devo dire che mi ha irritato parecchio, infatti non sono arrivata a terminarlo, ho lasciato gli ultimi 20 minuti e l'ho ripreso poi questa settimana in previsione della nostra live. Adesso lascio la parola a Federica, però prima vi preannuncio che io ho visto una sorta di spin-off anche di The Social Dilemma, di cui poi vi racconterò. Ok, grazie mille Viola. Vai Federica. Sì, allora io l'ho visto quasi una settimana dopo l'uscita più o meno, e io ho delle posizioni un po' più neutre, comunque più meno estreme di quelle di Viola, però Viola ha la competenza e per cui ammetto che ha delle conoscenze in più rispetto alle mie, se non altro anche dell'area della ricerca scientifica, e dopo so che ci potrà stupire e lo farà con effetti speciali. La mia visione del documentario, io me lo sono visto tutto subito, e devo dire che mi ha portato a considerarlo una occasione persa, una buona occasione persa, nel senso che da un lato un aspetto positivo è che ha attirato l'attenzione su questi argomenti, e tant'è che siamo qui a parlarne anche noi. L'aspetto negativo è che ne ha parlato con toni molto allarmistici, sempre un contraddittorio, partendo da un'ipotesi e portandola avanti senza metterla in discussione, e considerando l'uomo, insomma, la stregua di un burattino manovrabile totalmente. E non sono completamente d'accordo su questi punti. Per cui è un'occasione mancata, perché poteva benissimo, siccome quello che viene detto all'interno del documentario è assolutamente, cioè sono vere le cose che vengono dette, insomma, certi meccanismi sono un po'
esagerati, sono un po' deformati, l'aspetto sceneggiato è tremendo, terribile, a me non è piaciuto neanche un po', però non possiamo dire che dica proprio delle cose completamente false. Non dice tutto, per cui ecco, è un'occasione secondo me per partire da qui e fare delle ulteriori riflessioni con chi vorrà farle, perché chi vuole già partire con il demonizzare le tecnologie si è fermato lì e ha trovato pane per i propri denti, non andrà oltre purtroppo. Questa è la mia prima riflessione così. Sì, certo, facciamo un attimo un passo indietro perché non so se tutti lo hanno visto in effetti. Allora, in questo docufilm si denuncia soprattutto tutto il discorso dell'algoritmo, degli algoritmi dei social network che vanno a fare quello che in gergo viene detto data mining, ma non solo, ossia proprio semplicemente vanno a vedere quello che noi pubblichiamo, con chi interagiamo e così via. Questo è un discorso che ormai, bene o male, già dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, ormai è diventato mainstream, quindi di dominio pubblico. Quindi e in base a quello poi analizza i nostri interessi, ossia tradotto ci profilano, stilano un nostro profilo appunto per poi calcolare quali post o quali contenuti mettere praticamente davanti ai nostri occhi. Ora, e fin qui uno dice, beh d'accordo, lo fanno tutti, lo fa anche Google con le sue ricerche, con il suo motore di ricerca e così via. Quello che vorrebbe essere una denuncia in questo film è che tutto questo avverrebbe a uso e consumo di queste mega corporazioni che starebbero praticamente sfruttando la nostra attenzione per praticamente i loro guadagni, per i loro investitori. Ma non solo, tutto questo lo farebbero anche a scapito nostro, come sfruttando questi algoritmi poi uniti a machine learning e così via, per riuscire a tenerci il più possibile incollati sulla loro piattaforma fino a generare una vera e propria dipendenza, quindi quasi arrivando a non permetterci neanche più di essere in grado di decidere, una roba di questo tipo. Adesso io la sto ovviamente riducendo, almeno la prima parte di questo film, in due minuti ovviamente, poi insomma vedetelo e poi tornate qui e guardate poi la registrata di questa live ovviamente, se non l'avete ancora visto. Ora, quello che a me personalmente ha preoccupato è stato un po', come ha detto Federica, sicuramente il fatto che, allora, è sicuramente un buon punto di partenza sotto certi aspetti, però io poi, sotto questi punti di vista, inizio poi a diventare un po' bastardo perché vedo sempre un po' che cosa potrebbe starci dietro. C'è tutto il discorso delle intenzioni, nel senso, ma che intenzioni hanno questi qua? Nel senso che questo film è un film, per come l'ho visto io, che non è affatto neutro, non è affatto neutrale, ma tende proprio verso una parte, ossia adesso la dico proprio, ci sono questi, tra virgolette, bastardi, ovviamente non vengono considerati così, che non mi querelino, però... Disegniamo i cattivi della storia. Esatto, esatto, ossia ci sono questi grandi cattivi che tramano non solo ai nostri danni, ma ai danni dei nostri cervelli, praticamente, generando proprio queste forme, non di abitudine, come forse sarebbe meglio dire, ma di dipendenza. E questo, sinceramente, secondo me è un punto a sfavore di questo film. Il tutto ammantato di un alone di autorevolezza, perché comunque consideriamo che, per chi non lo sapesse appunto, che questo film... Questo film è stato sia prodotto, ma poi sono anche presenti come intervistati, come testimonial, potremmo dire, all'interno di questo film, appunto, vari big oppure ex big della Silicon Valley. Quindi, ad esempio, abbiamo la persona che ha ideato il like di Facebook, ad esempio, e così vari altri, che adesso non cito perché andrei a memoria. E per cui, giustamente, una persona che ignara di queste cose guarda questo film e dice, beh, cavoli, se lo dicono loro che c'è tutto questo marciume dietro, sicuramente sarà vero. La questione poi qual è? La questione è, come ha detto Viola, che in realtà poi ci sono state, in realtà c'erano già prima ricerche di questo tipo, ma poi altre ne sono arrivate dopo, che hanno disconfermato varie posizioni di questo film. Viola, te la senti di raccontare un po' quali sono queste posizioni?
Allora, sì, prima però parto da una domanda che faccio a voi e anche a chi ci sta seguendo, nel caso ci fossero dei colleghi psicologi, psicoterapeuti. All'inizio del docufilm, appunto, vengono presentati queste figure di riferimento del settore tecnologico, che sono CEO, manager, executive, eccetera, e parlano di come loro stessi, pur avendo lavorato nel settore tecnologico, ad un certo punto del loro percorso, della loro carriera, si sono resi conto di essere dipendenti, parlano di dipendenza dalle nuove tecnologie, anche nel momento in cui rientravano a casa la sera. Mi chiedevo, sono stata l'unica a pensare al burnout o hanno tutti assodato che si trattasse di addiction? Se c'è Giusto. qualcuno. Colleghi, scrivetelo nei commenti e parliamone. A noi piace rendere queste live più interattive possibili, altrimenti tanto valeva fare una registrata, ok? Quindi questo comunque viola in effetti un ottimo punto. Ad esempio, una cosa che a me non è piaciuta di questo film, ripeto, viste le teste che ci stavano dietro, mi chiedo quanto l'abbiano fatto intenzionalmente, è proprio questo fatto di puntare praticamente esclusivamente su un discorso di dipendenza. Quindi probabilmente andando anche a perdere tutte le sfumature. Quindi tu hai parlato di burnout sotto certi aspetti, io aggiungerei anche un semplice, tra virgolette, semplice discorso di abitudine, che è diverso Sì, dall'addiction, esatto. come esatto, e oltretutto, e questa poi ci porta poi un po' a quella che potremmo definire la seconda parte di questo film, quella relativa al ragazzo, che è un po' il protagonista di tutto, ci arriveremo. Si perde anche proprio tutto il discorso di che cos'è in realtà il digitale, prima ancora che i social network, per le nuovissime generazioni. Sì. Perché ricordiamo che in mezzo a tutto questo discorso qui, più potremmo dire più accademico forse, più istruttivo, mettiamola così, educazionale, ecco, mettiamola così, educational, c'è comunque un po' di storytelling all'interno, in cui c'è un ragazzo, avrà 16-17 anni più o meno, a vederlo così, comunque adolescente, ecco, che inizia ad accorgersi, tra virgolette, di essere dipendente da questi social network, per cui viene rimarcata questa cosa qua, questo aspetto. Tant'è vero che ad un certo punto scatta la sfida, non mi ricordo più a memoria se è la madre o la sorella, ma penso la madre, che ovviamente iniziano a litigare per questa abitudine a stare sempre sul cellulare, anche a cena e così via. Qua, allora, ovviamente potete immaginare il ragazzo da buon adolescente: no, ma non è vero, ma io, eccetera, eccetera. Allora la madre lancia la sfida: allora vediamo se tu riesci a rimanere senza cellulare per, non mi ricordo più se 5 o 7 giorni. Allora da lì scatta tutto il dramma proprio di questo docufilm. Quindi questo ragazzo che inizialmente sì, vabbè, poi inizia a non dormire la notte, inizia perché poi tra l'altro anche lì io mi chiedo, ma chi è il genitore incosciente che lancia una sfida del genere e lascia poi il cellulare acceso in carica sul il salotto? Vabbè, già lì veramente alla faccia della tendenziosità, scusate, ma io mi triggero, come dire, sono come da boomer dico mi triggero. Quindi succede appunto, inizia un po' ad avere un po' queste tentazioni, poi ovviamente c'è tutta la suspense, ci casca, non ci casca, non ci casca. A un certo punto a scuola vede due ragazze che si fanno un selfie, e lui che da lontano le guarda con estrema nostalgia, malinconia, no? Robe di questo tipo. E vabbè, spoileriamo pure, perché tanto non è un film, insomma, non è Signore degli Anelli, dai, possiamo anche dire come va a finire. Allora, Speriamo che non diventi una trilogia. ma il rischio è che diventi proprio una saga, Viola. Sì. No, beh, Purtroppo, come se stanno ne andando fanno anche il le cose. seguito con il contraddittorio, comunque chiamando Il anche problema è il qualcuno che la contraddittorio. pensa diversamente, potrebbe andare anche bene, insomma. Sì, so che Da appunto, dicevo, alla fine questo ragazzo non riesce a reggere alla sfida, cede qualche giorno prima e utilizza il cellulare tutto di nascosto. Poi, se ricordo male, la sorella che lo becca sotto le coperte con il cellulare in mano, ma cosa stai facendo? Insomma, cose di questo tipo. Ok, comunque ci arriviamo. Quindi questa è un'altra parte. Allora, Giovanni ci dice: sono d'accordo, nemmeno a me è piaciuto. Tra l'altro, anche se fosse tutto veritiero, Netflix stessa sfrutta gli stessi meccanismi. Binge watching, Assolutamente. punto interrogativo, io ti rispondo sì, direttamente, senza mezzi termini.
ma si è totalmente tirata fuori dal discorso. Boom, eccolo qua. Allora. A me, Ivan, viene da dire, collegandomi un po' a quello che stai dicendo tu, appunto legato all'episodio del ragazzo. Allora, io mi sento di dire che è innegabile che le tecnologie abbiano ormai all'interno della nostra vita un ruolo enorme, cioè ci passiamo tantissime ore, hanno modificato molti i nostri comportamenti, molte nostre abitudini. Ritengo che una delle cose che a me non è tanto piaciuta appunto di questo docudrama è proprio il fatto dell'avere considerato la totale impotenza dell'essere umano di fronte a determinati meccanismi poi generati dagli stessi esseri umani, nel senso che chi ha inventato il like, chi ha inventato tutto l'algoritmo è stato un uomo, non so, non è stata la tecnologia. Per cui io ritengo che questo docudrama abbia in qualche modo fornito un alibi, una scusante per molte persone, come dire, togliersi dall'impiccio di impegnarsi a gestire queste tecnologie in modo attivo, perché tanto il messaggio che viene passato per tutto il documentario è: c'è questo potere più forte di noi, siamo dei burattini nelle loro mani, non possiamo venirne fuori se non cancellandoci dai vari social network e non usando più le tecnologie. L'uomo, oggigiorno sappiamo che lo vediamo anche per altre situazioni che stiamo vivendo, va di moda l'attribuire la colpa sempre a qualcun altro, non guardarsi mai noi stessi, ma guardare sempre gli altri, dare la colpa agli altri, trovare un responsabile, trovare una scusante per non impegnarsi, per cui penso che The Social Dilemma ha fornito veramente un grosso alibi alle persone, che perché poi ne parleremo, ma non dà neanche delle soluzioni, non propone neanche niente di costruttivo. Per cui è molto pericoloso anche questo messaggio, secondo me, perché invece l'essere umano, fortunatamente, che mi risulti, insomma, siamo ancora in possesso di un cervello e dobbiamo semplicemente tornare ad utilizzarlo e a capire che abbiamo il potere di poter decidere anche dell'uso che facciamo delle tecnologie. Esatto, questo è un altro punto, perché in effetti c'è un po' questa idea dell'uomo nero in questo docufilm, c'è sempre questa idea dell'uomo nero, in questo caso sono i Facebook della situazione, ma non solo. Come, scusa, Viola? Sono tre gli uomini, i bot di intelligenza artificiale che pilotano il comportamento della donna. Manovrano. Sì. L'hai visto bene allora? Allora, io rimosso, guarda. Mi ricordo solo, vado per punti sommi proprio, sì. Io due vado volte l'ho ricordato poi alla fine. Beh sì, perché l'autolesionismo tra noi psicologi, giusto? Alla grande proprio. Comunque, al di là di quello, quindi stavo dicendo, in effetti c'è questa idea dell'uomo nero che manipola gli esseri umani, cioè questi uomini neri che manipolano gli esseri umani come fossero dei burattini. Oltretutto, questo è un messaggio che viene anche visivamente trasmesso, ad esempio, dalla raffigurazione, che è un po' stile Inside Out, ogni tanto si vede la scena all'interno degli algoritmi. Quindi sono una o due persone che sarebbero gli algoritmi, e c'è questo la raffigurazione in 3D di questo ragazzo che è veramente lì, che guarda gli schermi, man mano si gira, man mano che gli arrivano le sollecitazioni delle luci, degli schermi, proprio come fosse un burattino. Esatto, una bambola voodoo, esatto, proprio con le braccia cadenti, così, con la testa un pochina e così via. Allora, sicuramente dietro ci sarà anche una scelta stilistica, perché altrimenti dopo 5 minuti la gente si addormenta. Consideriamo anche che non è un documentario accademico, quindi per forza comunque un minimo ci deve essere, però di fatto lancia un po' questo problema che secondo me toglie anche potere all'individuo. Sì. Perché se noi andiamo a vedere perché è sempre colpa di qualcun altro, punto. Allora, se nella nostra vita è sempre colpa di qualcun altro, non sarà mai responsabilità nostra, e di conseguenza tra le righe noi non avremo mai un vero potere decisionale sulle cose che ci accadono. Ok, quindi, come dice giustamente Federica, sono d'accordo con te, in effetti qua manca tutta la parte nostra,
ossia che ruolo abbiamo noi nel bene e nel male, perché la responsabilità è vero che ci impone sicuramente dei pesi non indifferenti, però c'è anche un grandissimo potere, è ovvio che è un potere pesante da gestire, questo sicuramente. Quindi questa idea che c'è questo algoritmo che sembra quasi che vada un po' per i fatti suoi, no? Così, e ci manipola dall'alto come fossimo dei burattini, a me sinceramente, non dico stona, ma ha anche iniziato un po' a stancarmi, questo lo dico, sto esprimendo un giudizio adesso, non ce la faccio ad essere completamente neutrale, però sicuramente mi ha proprio stancato, perché per carità è vero che comunque ci sono degli algoritmi che fanno di tutto per tenerci incollati alla piattaforma, perché ci sono anche degli esperti che studiano apposta, tu dico del UX design e così via, studia proprio le piattaforme in modo da sviluppare in noi determinati comportamenti, d'accordo, ok. Però io mi sono chiesto, guardando questo film e poi leggendo appunto le varie ricerche scientifiche, ma noi esseri umani siamo davvero così facilmente manipolabili? Non so, Viola, tu cosa ne dici? Allora, grazie di aver parlato di user experience e di design, perché secondo me questo docufilm dipinge male anche la categoria che lavora nel settore e a sproposito, nel senso che il design chiaramente è sviluppato per influenzare il nostro comportamento, però quando si insegna design e user experience, il primo esempio che si fa è quello di una porta. La porta è disegnata in un certo modo, è disegnata in un modo da facilitare il processo di apertura, quindi da influenzare il modo in cui interagiamo con lei. Anche in questo caso si tratta di indurre un comportamento ed è un meccanismo di persuasione, quindi la persuasione di per sé stessa è qualcosa di neutrale. La user experience di per sé stessa vorrebbe migliorare l'esperienza dell'utente e fare questo mettendo l'utente al centro, considerando i suoi limiti. Stiamo parlando di limiti cognitivi e risorse, quindi non vuole manipolare nel senso controllante l'utente. Quando parliamo di manipolazione, allora stiamo parlando di meccanismi di user experience che si chiamano dark patterns, che sono solo però una parte del design, ecco. Ma qui il problema è che questo docufilm banalizza, mentre poteva semplificare e dare delle informazioni effettivamente interessanti, come dicevate voi, ecco. Un altro punto interessante che secondo me è giusto condividere è che noi ci siamo concentrati sulla prima parte, che è quella che tratta la tematica della salute mentale, perché comunque si tratta della relazione che l'adolescente ha con le tecnologie e un adolescente comunque comincia a sviluppare un suo pensiero critico. Anche se il film lo ritrae in maniera particolarmente vulnerabile, soprattutto nella seconda parte, che è quella che tratta la tematica delle fake news e del peso che hanno sulla democrazia. The Social Dilemma vuole creare un movimento per cui sta cercando persone interessate a condividere in ambiti pubblici, insomma, con grandi audience queste tematiche. Il problema dell'etica nella tecnologia c'è, non lo nego neanche io, ma conoscevo movimenti etici già antecedenti a The Social Dilemma e quindi hanno organizzato quello che si chiama un virtual tour, di cui mi ha messo a conoscenza Federica, e sostanzialmente tratta delle tematiche specifiche, adesso non so esattamente se ogni 2 settimane o ogni mese. Questa notte, cioè domani mattina all'1 verrà trattato il tema delle elezioni, perché la prossima settimana ci sono le elezioni americane, quindi l'influenza delle tecnologie sul voto e sulla democrazia. Ma nella proiezione precedente, qualche settimana fa, si è parlato di adolescenti, io sono riuscita a registrarmi all'evento
e l'ho trovato abbastanza sconvolgente. Sostanzialmente quello che accadeva è che c'erano la regista del film insieme ad una giornalista, credo della CNN, che intervistavano alcuni ragazzi adolescenti cercando conferma di quello che hanno sostanzialmente, scusatemi, cominciato a instillare nel docufilm. I ragazzi sono stati abbastanza equilibrati, devo dire, nel senso che soprattutto la giornalista era molto provocatoria e manipolatoria, quelle domande erano da clickbait, perché questo è un docufilm da clickbait, comunque le meccaniche sono quelle, e già è un dark pattern quello di suo. I ragazzi sono stati equilibrati, quindi, come stiamo facendo noi in questa conversazione, hanno riconosciuto alcuni meccanismi e le influenze che questi hanno su di loro, sulla vita dei coetanei, però senza troppo drammatizzare. Chiudo dicendo che è possibile, se volete assoldarvi a questo circuito del virtual tour di The Social Dilemma, loro mettono a disposizione un corso di formazione di 1.500 euro. E l'episodio, quello sull'impatto della salute mentale negli adolescenti, è stato rimosso. Quindi non è più accessibile e non c'era la possibilità di chattare, era su YouTube, di chattare lì e di commentare. Io non ho pensato di utilizzare Twitter in quel momento, perché Twitter lo utilizzo in un altro modo, ma non era non c'era una possibilità di dialogo simmetrico ed andava in live. E tutto questo, ecco, per il retroscena simpatico, diciamolo, è che ormai io e Viola, che non ci conosciamo di persona, nel senso che ci conosciamo solo virtuale, digitale, però io comincio a capire come lei ragiona. Mi manipola. La sto manipolando, esatto, e ogni tanto mi diverto, perché ormai è un divertimento, ad inviarle le segnalazioni delle cose che sono sicura che le fanno partire il travaso di bile, no? In realtà lo faccio perché si deve mantenere attiva e perché si informi, giusti saggiorni. E quindi le ho mandato questa cosa. Ecco, è un piccolo retroscena, ecco, io mi diverto con poco. No, per quanto riguarda mi aggancio al discorso appunto della salute mentale, perché poi all'interno del docufilm vengono anche presentati dei dati che riportano appunto statistiche di percentuali di ragazzi che soffrono di depressione, suicidi, dal 2011 mi pare, più o meno in America, e vengono correlati questo aumento esponenziale appunto della depressione, dell'ansia, del suicidio e dell'autolesionismo in America, vengono appunto correlati con l'aumento dell'uso delle tecnologie. Allora, anche qui, e anche qui Viola ha una marea di risorse che poi eventualmente metterà a disposizione anche di chi vuole andare ad informarsi, e è bene farlo. Anche qui la cosa che mi ha infastidito è che si è partiti proprio dando per scontato che dietro alle problematiche di depressione, di ansia, di autolesionismo dei ragazzi di oggi ci sia solo esclusivamente il digitale, i social, le tecnologie. Svolgendo io attività, vedendo ragazzi, sapendo un po' come vanno queste cose, per la mia esperienza invece devo dire il contrario, nel senso che tante volte incontro ragazzini che si come dire, rifugiano nelle tecnologie perché hanno problemi in altri ambiti della loro vita, in altri contesti, in quello scolastico, in quello familiare, in quello relazionale, quindi con i coetanei. Quindi tante volte, in assenza di un sostegno, di degli adulti anche di riferimento che riescono a captare questi malesseri, i ragazzi si rifugiano in questi mondi, nei videogiochi piuttosto che nei social network, per cui ci sono già a monte delle altre problematiche che causano questi disturbi. Mi è dispiaciuto appunto che questo documentario appunto venisse presentato questa correlazione, perché secondo me non è assolutamente attendibile, ecco, o comunque non lo è nella percentuale che loro riportano. Quindi
l'invito, insomma, se ci sta seguendo qualche genitore, è quello di non partire subito in quarta dando la colpa alle tecnologie e ricordare, ne abbiamo parlato anche un mese fa più o meno, quando purtroppo si è suicidato quel ragazzo e la colpa è subito stata data ad una challenge. Vabbè, tralasciamo come è stato presentato dai giornalisti, insomma, il tutto, che anche lì bisognerebbe fare una serie, la faremo anche magari un appuntamento anche su questo tema. Per me propongo anche Ivan, propongo gli argomenti. No, ecco, ricordiamoci sempre che se alcuni ragazzi arrivano anche a dei gesti estremi, è perché dentro di loro comunque c'è già un malessere che provava. Quindi un ragazzino non arriva al suicidio perché incontra in rete qualcuno che gli dice sì, partecipa a un gioco, cioè è più complesso il meccanismo psicologico dei ragazzi, quindi sì, non banalizziamo, parliamone con i ragazzi, parliamone con i genitori, ma non banalizziamo questa situazione. Ecco. Esatto, guarda Federica, mi aggancio a questo punto io. Giochiamo in circolo, appunto, perché appunto anch'io nella mia attività di educazione digitale, quindi formazione nelle scuole, ma anche laboratori con i ragazzi, eccetera, eccetera, quindi tutti gli studi che faccio, in effetti, in realtà la correlazione è sempre stata inversa, nel senso che nell'opinione comune c'è il fatto che è la tecnologia e il digitale che genera nei ragazzi questa sorta di, tra virgolette, comportamenti devianti, parliamo dell'aggressività, la violenza, il ritiro sociale e così via, quindi anche il discorso della depressione ad esempio e così via, quando in realtà, ovvio, tolta una piccola percentuale che esiste sempre sicuramente, però come dicevi giustamente tu, anche le ricerche confermano che in realtà la correlazione è esattamente invertita, ossia non è il digitale che fa isolare i nostri ragazzi, ma sono i nostri ragazzi che trovano nel digitale un rifugio. Parliamo dei cosiddetti videogiochi violenti, no? Che poi vabbè, adesso Viola si mette a ridere, ecco, se ne va, abbiamo perso Viola per sempre. No, deve bere. Ah, no, okay. Ha deciso di ubriacarci per dimenticare di queste cretinate, mettiamole così. Allora, già lì c'è veramente da capire, ma cosa vuol dire oggi nel 2020 l'idea di videogioco violento? Sì, magari c'è qualcuno palesemente violento, se tu mi parli l'ultima versione di Tekken, lì ci si mena ed è un conto, però se parliamo di altri videogiochi dove ci si spara e così via, cioè l'elemento violento non è l'elemento violenza, quello principale, anche perché oltretutto io non ho una console, però studio i gameplay molto spesso e vedo che ad esempio anche di fronte ad alcuni dei videogiochi considerati violenti io vedo addirittura gente che li risolve ad esempio con altre modalità, tipo modalità stealth, quindi furtivi e così via, quindi quasi, non dico senza uccidere, vabbè l'elemento c'è sempre, ma non con tutta questa aggressività, questa roba, quindi diciamo che proprio la definizione di videogioco violento ormai sta molto stretta, perché i videogiochi oramai sono dei veri e propri romanzi, dei film. Quindi sì, hanno delle trame, hanno caratterizzazioni di personaggi, presentano situazioni, addirittura negli open world c'è addirittura un mondo da esplorare, punto, con delle situazioni da risolvere, fine. Quindi, ecco, comunque è stato ormai ampiamente dimostrato proprio dalle ricerche, quindi non ce lo stiamo inventando noi, che in realtà sono i ragazzi che trovano all'interno di questi videogiochi, o meglio, all'interno di queste modalità di gioco, l'espressione di un malessere, di un disagio, di una rabbia, anche semplicemente, magari fosse anche solo rabbia adolescenziale, che loro sentono dentro. Quindi è l'esatto opposto, ossia il digitale diventa, non dico causa, non dico motivo, ma dico proprio opportunità di espressione. È uno strumento di compensazione. Adesso cerco di semplificare io mettendo vicine tematiche adiacenti. Io per un lungo periodo mi sono dovuta occupare anche del gaming disorder, quindi del disturbo da dipendenza da videogiochi, andando a cercare di capire se ci fossero veramente delle fondamenta di tipo scientifico, e ancora ad oggi c'è una discussione perché non ci sono dati sufficienti che provino l'esistenza di questo disturbo, che comunque coinvolge il 3% della popolazione mondiale, quindi nessuno nega che ci sia un fenomeno. Però si riflette sulle cause, e quello a cui si è arrivati è che molto probabilmente l'abuso di videogiochi
Quindi l'uso in alcune circostanze è un uso compensatorio nel caso della dipendenza legato alla frustrazione di bisogni motivazionali principali, quindi competenza, autonomia e socializzazione nel contesto sociale, nel contesto familiare e nel gruppo dei pari. Quindi probabilmente quando c'è una frustrazione o una non sufficiente validazione della persona, è possibile che poi si mettano in atto dei meccanismi, anche con l'utilizzo dei social network, del cellulare, eccetera. Sì, esatto. Ecco, poi mi aggancio anche, nel frattempo, carissimi, che cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti, così intanto ne parliamo. Quindi sto dicendo, anche ad esempio, ecco, il discorso di questo ragazzo, di questa challenge, di questa sfida che viene fatta dalla madre, ad esempio a me ricorda molto varie ricerche che ho studiato, che hanno voluto proprio vedere, non so se si siano ispirati a queste ricerche, per queste scene, in cui hanno voluto vedere quanto degli adolescenti sarebbero stati in grado di resistere senza cellulare, quindi poi tirando le percentuali e così via. Però anche queste ricerche, così come questo concept del FI all'interno di questo docufilm, lascia il tempo che trova, per un semplice motivo, perché messa così non tiene conto di che cos'è veramente il digitale per i nostri ragazzi. Mm-hmm. Perché messa così, come appare lì da The Social Dilemma, appunto, sembra che il digitale sia semplicemente un sollazzo per i nostri ragazzi, una robetta così che fanno tanto per cazzeggiare oppure per farsi vedere, per pavoneggiarsi e così via. Per cui se li privi del cellulare loro non possono più fare i fighi su Instagram, per cui vanno in palla e quindi gli scatta la dipendenza e devono rimettere mano al cellulare e così via. In realtà per i nostri ragazzi il cellulare è la vita, ma non per questioni di addiction, per questioni semplicemente di abitudini di vita che sono differenti dalle nostre, in cui il digitale si inserisce. Ad esempio, penso, mi viene sempre l'aneddoto di un ragazzo ormai qualche anno fa che ho seguito personalmente, che andava malissimo a scuola, era sempre, non studiava a casa, era sempre fuori con gli amici e così via. La madre a un certo punto ha deciso di ritirargli il cellulare per una settimana, 7 giorni. E dopo un po', dopo qualche giorno mi telefona la madre per dirmi: ah, prima stava sempre, usciva sempre, adesso sta sempre tappato in casa, me lo sta facendo apposta. Io parlando con lui a un certo punto gli chiesi: ma oggi pomeriggio non esci? Lui: non, oggi non esco. Ma come mai? E lui fa: non so dove siano i miei amici. E io gli chiesi: ma cosa vuol dire? In che senso non sai cosa vuol dire? Non so dove sono i miei amici. Perché la mamma mi ha ritirato il cellulare, non posso usarlo e quindi non so dove si stanno incontrando in questo momento. Mm-hmm. Ok, quindi il mondo dei nostri ragazzi è completamente real time, molto più di noi. Molto più di noi rispetto a noi adulti. Quindi noi li vediamo che escono dalla scuola, hanno già il cellulare in mano. Oh raga, dove vi trovate? Non è più come una volta che avevamo ancora i telefoni appesi al muro, per cui ci davamo appuntamento da un sabato sera all'altro sabato sera, ad esempio. Quindi ecco che in una scena come quella lì di questo ragazzo, in realtà i ragazzi a un certo punto sentono la mancanza dei cellulari, perché se tu gli togli il cellulare, gli togli ogni contatto con i ragazzi, ogni contatto di socializzazione, perché tipo tramite i gruppi di WhatsApp e così via, ogni possibilità appunto di sapere dove sono in real time, perché se non possono essere contattati non è che 5 giorni prima si mettano d'accordo su dove incontrarsi il sabato dopo pranzo. E così via, un po' come togliere a noi, proprio nell'ordine, e tutto insieme, la carta di credito, il telefono, l'auto. Dire, come se si togliessero. Vai Federica. Abbiamo il problema di ritorno. No, anche se che, allora, a me preme, siccome io appunto tra voi due sono la parte un po' più, l'ho detto subito, un po' più neutra, o comunque insomma che ha una posizione non così estrema né da una parte né dall'altra, mi preme comunque sottolineare che condivido il discorso che hai fatto assolutamente, perché poi è la realtà che mi riportano i ragazzi che incontro, che conosco.
Però questo non vuol dire che noi dobbiamo lasciare a loro lo strumento e lasciarli fare un po' quello che vogliono, o comunque, e qui mi collego poi ad un'altra pecca del docufilm, o comunque perché nei docufilm parlano di questi ragazzi e sembra che queste tecnologie cadano dal cielo, cioè i ragazzi si ritrovano in mano così, la colpa non si capisce, allora, quindi non è tanto comunque questione di colpa, è questione che sono strumenti che noi lo diciamo sempre, devono essere consegnati ai ragazzi a seconda del livello di maturità. Non c'è la classica domanda di ogni incontro: a che età posso comprare il cellulare a mio figlio? Non c'è un'età, noi siamo anche stufi forse di rispondere un po' a questa domanda, nel senso che dipende anche molto dal livello di maturità del bambino barra ragazzo. È logico che a seconda dell'età bisogna fornire gli strumenti, ma non basta fornire gli strumenti, bisogna fornire la competenza, la conoscenza. E quello che viene a mancare all'interno di The Social Dilemma è proprio, al di là che mancano proprio totalmente dei consigli o delle indicazioni costruttive su come arginare questo dilemma, appunto, non si parla proprio di tutta l'importanza e del ruolo che ha l'educazione digitale in tutto questo, nel senso che dobbiamo metterci in testa che certe dinamiche non possiamo cancellarle da un giorno all'altro. Senza digitale non ci possiamo vivere, non basta e non serve a niente, anzi, cancellarsi dai social e non utilizzare i computer o i telefonini. Quello che serve è, quando vengono regalati certi strumenti ai propri figli, assicurarsi che prima abbiano intrapreso un percorso di educazione digitale, di conoscenza dello strumento che gli garantisca di sfruttare le opportunità di questi strumenti senza cadere in quelli che sono i rischi, perché anche qui non giriamoci attorno, la rete è piena di insidie, è piena di rischi, questo però non vuol dire che la rete sia, cioè, la rete è sempre fatta di uomini, di persone, per cui non è la tecnologia che è pericolosa ed è il demone. Sono gli uomini dietro che la usano a volte in modo sbagliato. Per cui fornire ai ragazzi è indispensabile la conoscenza degli strumenti prima di darglieli in mano. Questo fa la differenza. Invece, più delle volte si parte con dare in mano questi strumenti ai ragazzi senza una loro conoscenza a priori, e ovviamente poi si rischia di trovarsi in situazioni anche spiacevoli. Questo, insomma, sì. È giusto perché appunto poteva sembrare quasi che, siccome i ragazzi di oggi la loro vita è tutta online, cioè diamogli i cellulari subito appena lo richiedono a 6 anni magari, perché comunque la loro vita è tutta online. C'è sempre, insomma, un giusto mezzo di fare le cose, e il genitore deve sempre vigilare assolutamente sui figli da questo punto di vista. Sì. Ecco, mi aggancio di nuovo a te, Federica, perché hai sollevato anche un discorso molto interessante. Faccio solo una pausa molto breve per iniziare a chiedere agli amici che ci stanno ascoltando, a parte sempre, che cosa ne pensate, ma secondo voi come stanno le cose, secondo voi, e quali potrebbero essere le soluzioni oppure la soluzione? Provate a suggerirlo nei commenti, così magari ne parliamo insieme, mentre noi adesso andiamo avanti parlandone, così poi magari in chiusura vediamo un attimo anche questo elemento, proprio per recuperare un po' quello che è il social dilemma, o volutamente o non volutamente, non lo sappiamo, comunque non ci dice, ok? Comunque, in effetti, dicevo, Federica, hai sollevato una questione molto importante, che è quella della consapevolezza, ossia l'utilizzo consapevole del mezzo. Quindi non è tanto il fatto che tu ragazzino non devi più usare lo smartphone, ma io ti insegno che puoi usare lo smartphone anche in altri modi, che non c'è nulla di male a pubblicare le tue stories su Instagram, ovvio, entro certi crismi, con tutti ovviamente le regole della cyber security, della sicurezza, tutto quello che già sappiamo e già diamo per scontato, però di per sé non ci sarebbe nulla di male. Ma sappi che quella stessa scatoletta di plastica che è sempre tra le mani, tu la puoi usare anche per altri scopi. Ad esempio, penso a vari progetti che, ad esempio, sto portando anche in questo periodo, di fotografia, ad esempio, o di video, proprio
in cui i ragazzi, proprio parte del progetto, i ragazzi fanno reportage, realizzano video e così via, documentano ad esempio il loro quartiere, robe di questo tipo, non usando videocamere professionali e così via, ma usando il loro stesso cellulare. Ossia lo stesso cellulare che loro hanno in giro, che è proprio loro di proprietà. Ok, allora, mi fate riflettere entrambi su una cosa. State raccontando, io tendenzialmente non faccio quasi più educazione digitale, qualche volta mi viene richiesto di parlare di videogiochi nelle scuole. Quindi state raccontando i vostri interventi e nei vostri interventi chiaramente passate del tempo con i bambini e con i ragazzi, da quello che ho capito, che sia per una sessione singola, che sia per un intervento che dura l'intero anno scolastico o magari un ciclo addirittura più lungo. Quindi passate del tempo con i ragazzi. E questo mi fa pensare che in un mondo ideale, a me piacerebbe, poi sono genitore anch'io, che il genitore rispetto all'uso delle nuove tecnologie che il figlio fa, non avesse solo un ruolo di vigilanza, ma che ci fosse del tempo passato insieme. Allora, si passa del tempo insieme con le nuove tecnologie, con i videogiochi, che è una roba che comunque, se non si è appassionati, spaventa. Se non si passa quel tempo per una cosa del genere, in che modo le famiglie e i genitori passano del tempo insieme ai figli? Perché vorrei che ci fosse un'alternativa. Se non c'è un'alternativa, prendo dell'altra birra. A quante birre sei, Viola? Dai, ti no, sincera. È sempre la stessa. È sempre la stessa. È sempre la stessa. Sono l'unica che vede. Vabbè, io ho un misero caffè che ormai sarà un blocco di ghiaccio. Io del lo verrò volentieri alla fine. Tu del tè, va bene. Sì, allora, ecco, un bellissimo punto, Viola, perché in effetti il digitale comunque è parte ormai della vita dei nostri ragazzi, anche di noi adulti in realtà, è inutile che additiamo sempre i soliti ragazzi. Ecco, quindi, adesso evitiamo ovviamente di il victim blaming, o comunque evitiamo queste cose qua ovviamente, però in effetti un genitore che non si interessa della vita digitale di suo figlio si perde, penso, almeno un 70-80% della vita di suo figlio, perché è vero che suo figlio poi va a scuola, magari va a calcetto, va a nuoto e così via, ma al giorno d'oggi queste attività, per quanto nominalmente comportino un enorme numero di ore giornaliere, sicuramente, ma in termini di importanza, di impatto e così via, penso che saranno tipo il 30-40% della vita dei nostri ragazzi. Tutto il resto lo fa ciò che avviene nei loro confronti sul digitale. Per questo anche io, ad esempio, con i genitori dico sempre, quando tornate a casa, quando vostro figlio torna a casa e chiedete come è andato a scuola, come è andato ai campetti, come è andato in oratorio, come è andato a calcio, chiedetegli anche come è andata su WhatsApp, come è andata su Instagram, come è andata su TikTok e così via. Perché non è solo un dire, vabbè, io non ne capisco nulla, che ci sta, perché insomma uno nella vita ha anche altro da fare, ad esempio portare a casa il pane. È come per dire figli. Colpa del Covid, ho fatto tardi per colpa del Covid. Esatto, ho fatto tardi per colpa. Esatto, quindi appunto la questione è quella, cioè veramente non solo ci si perde un'enorme fetta di vita dei nostri ragazzi, ma si manda anche implicitamente, per carità, non in cattiva fede, ci mancherebbe, un messaggio a questi ragazzi, per cui a tutta questa parte della tua vita non dico che non me ne freghi nulla, ma non la capisco e quindi la evito direttamente, non ne parliamo perché tanto, non so Federica, io sai che io riesco ad essere meno neutrale di te, nel senso che, anzi al contrario, non ce la faccio ad essere neutrale come te, a volte ti invidio proprio. Infatti guarda, come backstage te lo dico subito, perché tu mandi il link a Viola, poi Viola, abbastanza dentro, manda il link a me, dopo che lei ha cominciato in modo neutrale, manda il link a me, io poi... E poi scateniamo i flame. Esatto, entro dentro come un caterpillar, perché se sei un professionista, mi termine, e dici una stronzata, io non ti scuso, hai detto una stronzata, punto. Se non sei un professionista, io te lo spiego. Scusa Federica. Lo metto in diretta, vai. Che quindi non mando più niente a Viola. No. Allora, ecco, io... scusa Federica, vai, dopo ti dico un commento che di Emanuele. Vai.
Sì, infatti ho visto, e tra l'altro ho visto anche qualcuno che l'hai messo anche in primo piano, appunto ha portato un link e presumo, perché mi sembra di averlo anche letto quell'articolo, però appunto si parlava di strategie di prevenzione. No, allora io a volte, come dire, no, non so che parole usare per evitare di scavarmi la fossa da sola. No, allora io non sono genitore, non ho figli, per cui questa è un po' una pecca, è una lettera scarlatta che mi porto dietro quando magari faccio degli incontri con i genitori, perché la domanda viene fuori sempre, no? Ah, ma lei che dice tutte queste belle cose, che ci spiega cosa dobbiamo fare, lei poi. No, io è vero, mi manca questa parte. Quando parlo, e l'ho detto anche prima, delle tecnologie e dei ragazzi, io vorrei appunto che ci fosse da parte dei genitori un coinvolgimento che, come diceva Viola, non deve essere solo di vigilanza, perché sappiamo che la vigilanza non porta a nulla di buono. Deve essere un atteggiamento di ascolto, di dialogo, di compartecipazione nel svolgere delle attività. È vero che questo è difficile per genitori che non hanno, si sono trovati a dover fare questo trasloco dalla analogico al digitale. Non tutti l'hanno presa benissimo, lo sappiamo, per cui ci sono ancora molti limiti, per quanto molte lacune per quanto riguarda appunto uno di questi strumenti. Però io penso che a maggior ragione un genitore che è consapevole di non avere le conoscenze adeguate di un determinato strumento, prima di affidarlo al proprio figlio, dovrebbe o informarsi lui in primis, oppure fare in modo che al figlio vengano fornite da qualcun altro tutte le adeguate indicazioni, appunto, per raggiungere questa consapevolezza. È per quello che oggigiorno, che poi è bellissimo, perché quando si va nelle scuole e si parte con l'atteggiamento di io sono venuto ad insegnarti come usare questi strumenti, la reazione dei ragazzi quasi sempre è: ma andate a insegnarlo agli adulti che stanno facendo le peggio cose online, tra hate speech, tra tante altre cose, e lo stiamo vedendo in questo periodo in cui sembrano un po' tutti impazziti, per cui veramente la tentazione di chiudere Facebook, di togliermi da Facebook ogni tanto mi viene, però non posso, perché poi come faccio a lavorarci? Ok, quindi questo per dire che c'è bisogno, e mi dispiace che appunto il Social Dilemma non l'abbia approfondito questo aspetto. C'è bisogno per tutti, per convivere serenamente con queste tecnologie, che ribadisco, di sicuro hanno un ruolo importante nelle nostre vite, hanno modificato tanti nostri comportamenti, tante nostre abitudini, hanno fatto emergere anche delle problematiche anche relazionali tra le persone. Io riconosco che ci sono dei problemi legati all'uso delle tecnologie, ma sono problemi legati ad un uso distorto o non consapevole delle tecnologie, e dovuto a non competenza da parte della persona. Non vorrei tornare nella frase trita ritrita, non è tanto la tecnologia il problema quanto l'uso che se ne fa, che si dice sempre, però il concetto è vero. Per cui anche qui un'occasione persa per il docufilm di approfondire anche questi aspetti, tra le tante, insomma, aspetti che non ci tornano, ecco, molto, Sì, diciamo così. ecco, su questo ad esempio Emanuele dice una cosa molto interessante e secondo me sotto certi aspetti in effetti è giusta. Un attimo che ve lo evidenzio. Eccolo qua, un documentario troppo approfondito forse non sarebbe stato apprezzato dal pubblico di Netflix e questo può aver spinto la piattaforma a volere un docufilm più provocatorio che informativo. Del resto parliamo della piattaforma di intrattenimento, non di informazione. Di certo ha fatto rumore, magari è l'unico obiettivo dei produttori. Allora, sicuramente se fosse stato un documentario più pacato, più neutrale, adesso io non voglio, non sono un insider, però secondo me, è una mia opinione personale, difficilmente Netflix l'avrebbe appoggiato. Ok? Ma non perché Netflix stia dalla parte di questi cattivoni, per carità, ma giustamente Netflix cerca intrattenimento, non vuole gente che si intrattiene, non gente che si addormenti davanti alla televisione. Questo sicuramente. Da una parte è vero, dall'altra, secondo me, però, c'è anche la possibilità di intrattenere
pur rimane, e quindi non annoiare pur rimanendo neutrali. Qui io parlo proprio da divulgatore, ok? Per cui come divulgatore, quando faccio il divulgatore e non l'accademico, appunto, sicuramente devo sempre considerare che non posso annoiare le persone, però questo non vuol dire dimenticare delle cose o sbilanciarmi, posso anche farlo in modo più neutrale. Riguardo al fatto che di certo ha fatto rumore, è verissimo, sicuramente. Il problema qual è? Il problema è che quando tu fai rumore, sei anche responsabile di quello che potrebbe accadere dopo tutto questo rumore. Quindi, secondo me, ed è di nuovo la mia opinione, almeno è per come io vedo proprio il mestiere, tra virgolette, sempre che esista un mestiere di divulgatore, ossia è quello di preoccuparmi anche della scia che potrei lasciare, esatto, dietro certe mie dichiarazioni. Che cerco, esatto, di non condividere, sicuramente non in anticipo, perché molte cose mi arrivano da ambienti internazionali, dal Regno Unito, dall'America, quindi almeno una settimana in anticipo di non condividerne in anticipo con l'Italia, e soprattutto di non accendere delle micce con dei gruppi di pubblico più sensibili, che non sono per forza solo i genitori, ma anche i gruppi chiusi di psicologi che magari hanno una mentalità meno aperta o lavorano in altri settori e non sono ferrati alla stessa maniera, quindi raccolgono informazioni più generiche, li raccolgono ma sono più generiche e non essendo addentro magari hanno meno capacità critiche perché te le sviluppi nel tempo, non perché, esatto, non le possono sviluppare. Sì, non solo, ad esempio questa è una cosa che in realtà è faticosa, non sempre ci riesco. Ad esempio un altro accorgimento che cerco di fare io quando realizzo i miei podcast, i miei video o scrivo gli articoli, è quello di fare in modo che sia tutto per quanto possibile autoconclusivo. Perché? Perché oggi la gente consuma i contenuti in modo spot, intendo dire, faccio un esempio del social dilemma, ok, hanno voluto generare tutto questo rumore, la gente ha guardato questo video, c'è stato il clamore mediatico e quindi l'hanno visto. Se poi, tipo, fra 3 mesi facessero un altro docufilm in cui dicono, ok, però adesso vi spieghiamo anche, ad esempio, il lato positivo, però non è detto che chi ha visto il primo film veda anche il secondo. Sì. Per cui una grande percentuale di persone rimarrebbe con questo mal di pancia. Allora ecco che se io voglio equilibrare le cose, le devo fare all'interno dello stesso cluster, mi verrebbe da dire. È un po' come quando, ad esempio, se io realizzo un video su YouTube di un quarto d'ora, devo fare attenzione a non addentrarmi in situazioni che dovrei poi chiarire in un video dopo. Perché? Perché non è detto che le persone che hanno visto il primo video vedranno poi anche il video dopo, e quindi le lascio così, allo sbaraglio. Allora devo sempre riuscire a calibrare un po' tutta questa situazione. Ora, adesso, voglio dire, se ci riesco io, Ivan Ferrero, che giro i miei video con uno smartphone, neanche con il microfono, perché uso le AirPods, ma cavoli, non sono in grado di farlo quei personaggi lì che chissà quanto budget avranno avuto per realizzare il docufilm, con tanto di esperti, di sceneggiatori, di effetti speciali, computer grafica, attori e tutto quanto. Ora, io ovviamente ho il dente avvelenato su questa cosa. Non so voi cosa ne pensate. Sbollitemi abbiamo voi, una prego. Abbiamo una collega che tra l'altro potrebbe ancora essere collegata, che è Lucia Musmeci, scusa se ho sbagliato, sì, il tuo cognome, che mi ha colpito perché qualche tempo fa ha pubblicato un post equilibrato, nel senso che nel momento in cui appunto c'era la discussione su The Social Dilemma, lei ha pubblicato un post equilibrato sui suoi social rispetto al fatto che nello stesso periodo sullo stesso canale streaming, quindi Netflix, stava girando un'altra docuserie, in questo caso che è Highscore, che parla dei videogiochi con un tono decisamente diverso, quindi gli aspetti della tecnologia diversi, discussi e condivisi all'interno dello stesso posto. Quindi lei ha fatto questo lavoro qua di equilibrio, sì, che chi ha prodotto il docufilm di The Social Dilemma non ha fatto, e che è forse una possibilità, una strada da percorrere per gli altri colleghi che sono collegati
questa sera o che vedranno questo. Io volevo segnalarvi che sto vedendo una domanda interessante nei commenti. Mi sono un attimo persa perché stavo leggendo, quindi non so se vuoi riportarla. E poi mi domandavo, ma noi in questo momento che siamo già live da un'ora e 07, l'attenzione l'avremo catturata? Saremmo stati abbastanza bravi? O... Ma allora, guarda no. Federica, io sto guardando il conteggio, ma forse lo possono vedere anche gli altri, perché credo che sia pubblico. Oscilliamo tra 18 e 20 views, oscillano, nel senso che c'è chi entra e chi esce, come normale in una live di Facebook, non è un webinar a porte chiuse, per cui una volta che sei dentro non ne esce, così via. Ovviamente non ci è dato di sapere se magari c'è una persona che per motivi suoi entra, poi esce, poi rientra e così via. Quindi... qualche parente collegato ce l'ho io. No, beh, io vorrei far leggere, cioè comunque rispondere... Scusate. Rispondere al, vai, al commento, magari, non lo so, riesci a metterlo anche. Allora, un attimo solo. Commento di Giacomo. 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 Allora, un attimo. Perché qua rischiamo di andare avanti a oltranza. Infatti, guarda, Federica, l'ho visto anch'io. Mi sto chiedendo se già solo questa domanda varrebbe un'altra live. Infatti. Perché forse si discosta un po' dal tema che stiamo trattando. Sicuramente una domanda sacrosanta e sempre più attuale, perché ormai quanto tempo passiamo in casa, ahimè, per carità. Sì. Per cui se tutti su Facebook, tutti su... Passatelo adesso un'altra... del tempo a casa con il Covid. Ci facciamo un'altra direttona allora? Questo secondo me, Giacomo... merita. Da una parte ti ringraziamo, dall'altra ti chiediamo scusa, perché è un bel tema che merita veramente... E sai cos'è, Giacomo? È che mi dispiacerebbe rispondere adesso perché non renderemmo giustizia alla tua domanda. Per cui, almeno io la vedo così, perché è una domanda così complessa, anche oltretutto così importante e così attuale, che rispondere in 5 minuti, quindi andando probabilmente un po' fuori tema. Non so, Federica e Viola, cosa ne pensate? Sì, anche perché insomma io ne avrei da dire, quindi sì, penso tutti, ecco. Quindi infatti, facciamo un'altra direttona, dai, un altro digital caffè. Magari adesso io la butto lì, magari anche con qualcun altro specifico, anche no, che non lo siamo, però magari con una o due persone specifiche di questo tema, anche proprio per raccogliere altri pareri autorevoli, non sarebbe male, in effetti. Sì, sì, questa... me la copio certo. In collo. Ok, Giacomo, allora, mo parte la call to action, maratona call to action a fin di bene. Quindi iscriviti ai nostri canali, metti like sulla pagina, così alla live in cui tratteremo questo tema, ti arriverà la notifica. Ok, perdonami, non è una call to action, il marketing becero. Esatto, perché Giacomo ormai ci ha già abbandonati a prescindere. No, dai, stai con noi, rimani. No, c'è. Ok. Quindi perfetto, dai, grazie Giacomo per la pazienza e per la comprensione, dai. Quindi ecco, io vorrei a questo punto, ci sarebbe tanto, ad esempio Viola, tu hai trattato il tema delle fake news, quello ovviamente meriterebbe una diretta tutta sua, ci mancherebbe. Guarda, spoilerò solo velocemente perché non voglio rubare altro tempo. Ad esempio, quello che si vede nel docufilm di sempre questo ragazzo che in qualche modo entra in un giro politico di estremisti praticamente, per cui poi ad un certo punto finisce all'interno di una sommossa negli Stati Uniti, in cui viene coinvolto, viene arrestato insieme alla sorella che andava lì per dirgli no, non lo fare, pensaci, e viene beccata anche lei dai poliziotti, quindi finisce dentro anche lei. Diciamo che ad esempio anche lì fa vedere un ragazzo manipolabilissimo, mentre invece, insomma, io lavoro a strettissimo contatto con gli adolescenti e non è così facile manipolarli. Inoltre, molte ricerche proprio sulle fake news, dopo Cambridge Analytica, il famoso scandalo, hanno comunque visto che in realtà tramite fake news, tramite la disinformazione, io non sono in grado di far cambiare completamente idea ad una persona. Io attraverso fake news e disinformazione mirata posso puntare solo su due effetti. Uno, rinsaldare i miei followers che sono estremisti,
li posso rinsaldare ancora di più, quindi creare gruppo. Due, posso spostare il lago della bilancia, questo sì, ma sugli indecisi. Perché chi invece ha già una sua idea, ma praticamente sarà praticamente impossibile che venga, tra virgolette, manipolato da una fake news o robe di questo tipo. Questo è stato proprio rilevato proprio da varie ricerche che hanno fatto. Quindi anche lì, ok, sì, c'è una forma di manipolabilità dietro, ma è comunque sempre limitata. Poi sicuramente sappiamo che l'adolescenza è un periodo particolare in cui sei ancora traballante e tutto quanto, sei più facilmente suggestionabile, d'accordo. Però quello che manca, ad esempio, questo film è anche questo aspetto qui, perché si sbilancia troppo da una parte, ce ne starebbero tante da dire. A me quello che piacerebbe fare adesso, visto che così poi andiamo in chiusura, è azzardare, e questo lo chiedo anche a voi che ci state seguendo live, azzardare a delle possibili soluzioni, ossia, adesso Viola e Federica non ci siamo preparati nulla ovviamente, ma questo per me non ve lo aspettavate, visto che vi perderò completamente dopo questa mia richiesta. Proviamo a dire noi quello che The Social Dilemma non ha detto. Cosa ne dite? Ci proviamo? Adesso? Ma... è sulla scia di quello che ci siamo già detti comunque. Brevemente? Possiamo anche semplicemente dare due, ecco, magari ecco, dare due dritte, adesso ovviamente stavo esagerando, però magari dare due dritte a chi ci sta ascoltando, perché proprio per evitare di commettere lo stesso errore del docufilm, per cui sì, ok, abbiamo detto questo, questo e quest'altro, però poi lasciamo le persone che, boh, ok, d'accordo, adesso che facciamo? Mm-hmm. Ok, più che altro, ovviamente adesso ho esagerato anche per intrattenere un po', appunto, ne parlavamo prima. Però ecco, dare due dritte, anche veloci, poi ne riparleremo. Dritte, allora guarda, a me vengono a dire due cose semplici, forse banalissime. La prima è che quello che consiglio, insomma, è di non dimenticarci appunto che se vogliamo il potere su questi strumenti ce l'abbiamo, per cui siccome veramente tutto il docufilm è tanto costruito per con toni allarmistici, per generare quel terrore, quell'ansia, e già ne stiamo vivendo tante in questo periodo di terrore, di ansia, che insomma ci mancava anche del Social Dilemma, una tragedia, ecco, capire che insomma non è proprio così impensabile avere un rapporto sano con questi strumenti che sono indispensabili per tantissimi ambiti della nostra vita. Lo stiamo vedendo quante cose riusciamo a fare grazie alle tecnologie in questo periodo particolare della nostra vita. E poi non dimenticarci che grazie ai social accadono anche delle cose positive, anche delle cose belle, non sono state presentate gli utilizzi, quelli appunto belli dei social, cioè il fatto stesso che dei professionisti come noi siano qui ad interagire e magari in altre occasioni non si sarebbero incrociati, non si sarebbero conosciuti, è già una cosa positiva dei social, cioè smettiamola di guardare sempre solo le cose negative, in generale questo, per tutte le cose, e concentriamoci perché di cose positive comunque i social ne possono fornire, e soprattutto perché quando parliamo di social parliamo di esseri umani che sono dietro i social, quindi torno al discorso di prima, esatto. Cioè siamo noi che contribuiamo a costruire i social, a renderli quello che sono, quindi se da domani volete continuare a diffondere fake news, lamentele, hate speech, fate pure, ma poi non lamentatevi che i social network sono quel pessimo mondo che tutti dicono, insomma, perché lo stiamo costruendo noi. Basta, banalissimo, ma non mi veniva. Molto profondo comunque, una semplicità profonda direi, esatto. Ringrazio. Sì, veramente. Viola? E per quanto riguarda me, diciamo che viene più facile dare dei consigli se mi callo nel mondo dei videogiochi, quindi considerare la tecnologia, di nuovo, come diceva Federica, come uno spazio di relazione, avvicinarsi agli interessi dei bambini o dei ragazzi qualora si abbiano dei figli e passare del tempo
in queste attività, ecco, provare a costruire dei rituali, degli spazi dedicati a questo, di modo che sia più facile che in altri momenti della vita familiare, come a tavola, gli schermi non abbiano la priorità, posto che poi in molte case in cucina c'è la televisione e guardiamo un telegiornale, ecco. Ok, sì. Vengono anche a me cose banali, ecco, il che forse dovrebbe farci riflettere sul fatto che già solo le cose banali, per modo di dire, tra virgolette, non passano, perché comunque le seminiamo da molto tempo e probabilmente sì. La chiave o la combinazione corretta dobbiamo ancora cercarla, ma non ci arriviamo. Esatto. Guarda, io aggiungerei solo un paio di cose a quello che già avete detto. Primo, un po' sulla scia in realtà, è più un sunto di quello che abbiamo già detto, è il discorso della consapevolezza. Appunto, ai nostri ragazzi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi ad essere consapevoli dei mezzi che utilizzano, quindi dei rischi e delle opportunità, perché è stato ampiamente ormai dimostrato che la consapevolezza può prevenire tantissimi fenomeni, e parlo di cyberbullismo, parlo ad esempio anche il fatto di credere alle fake news. Ci sono molte ricerche che ormai hanno confermato che già solo il fatto di conoscere i meccanismi, anche i bias cognitivi ad esempio, che ci portano a credere o aderire, esatto, ad una fake news, già solo questo ci aiuta a istintivamente a suscitarci quella scintilla, perché quando vediamo una fake news, e noi non sappiamo ancora se è una fake news o no, ma già solo leggendola già ci viene un po' il dubbio. Questo è stato qualcuno ormai parla, se ti interrompo, visto che si parla di economia dell'attenzione, di economia dell'indignazione. È interessante. Esatto, sì. Infatti, esatto, sì. Qualcuno parla di economia dell'indignazione e... Sì, esatto, e qualcuno addirittura ha accusato Facebook, secondo me non a tutti i torti, cioè praticamente Facebook monetizza, mi viene in mente il termine inglese, enragement, che penso che sia un po' tipo indignazione, infervorazione, roba di questo tipo, motivo per cui su Facebook funzionano molti contenuti polarizzati e polarizzanti, che vanno proprio di pancia, ad esempio, ok? Quindi questo è un punto. Ecco, sì, questo è veramente il grande consiglio che do. Ecco, e poi un altro è quello, come dicevi anche tu giustamente, Federica, il fatto di vedere anche le opportunità di queste piattaforme, al di là di tutto quello che sta dietro, d'accordo, però anche le opportunità, ossia di comunicazione, anche di conoscenza del mondo, di altre culture, culture diverse, quindi aprire la mente e così via, e anche vedere il discorso dell'algoritmo in un altro modo, ossia questo algoritmo non si inventa nulla in realtà, ma segue quello che noi gli diciamo, quello che noi gli indichiamo. Esatto, quindi la questione è smetterla di pensare che c'è l'algoritmo che ci manipola, ma se là c'è un algoritmo che ad esempio su Facebook ci mostra sempre i soliti post, e perché noi in qualche modo, inconsapevolmente, stiamo dicendo al Facebook della situazione, guarda che a me interessano quei contenuti lì. Non è che Facebook un giorno dice, ah, ma facciamo in modo che a Ivan interessino quegli altri contenuti. No, lui va a vedere che cosa faccio su Facebook e non solo, e calcola di conseguenza. Ad esempio, tutti si lamentano di TikTok, ma se io ho TikTok perché lo uso, studio la piattaforma, non faccio i TikTok, però ci vado spesso. Ma chissà perché a me, su TikTok, quando lo apro non mi compare nessun balletto, ad esempio, perché se io mi soffermo dove si parla di filosofia, di psicologia, dove si parla di digitale eccetera eccetera, TikTok impara che a me interessano quei temi. Allora è lì che sta a noi prendere il potere, ma non perché ci siamo noi contro questi social network e questi uomini neri, come abbiamo detto un po' all'inizio di questa live, ma proprio perché alla fine ci arriva uno strumento e sta a noi utilizzarlo con consapevolezza. Era il verso giusto, il coltello dalla parte del manico, è una brutta metafora, però invece di... Esatto, no, ci sta. Abbiamo un coltello. Da che parte lo vogliamo tenere? Dalla parte della lama o dalla parte del manico? Per imparare a tenerlo dalla parte del manico, ovviamente, dobbiamo anche prenderci la responsabilità, quindi, eccetera, eccetera. E quindi... il potere. Emanuele dice un attimo,
Due idee: controllare le statistiche di utilizzo dei dispositivi, limitare nel tempo e nello spazio l'utilizzo dei social. Qui entriamo un po' nel tema dei parental control, queste cose qua. Magari, guarda Emanuele, facciamo un'altra live. Anche qui un'altra diretta. Anche qui un'altra diretta, ma tanto abbiamo detto che questo sarà il primo episodio pilota. Esatto. Quindi, insomma, anzi, grazie a voi perché ci avete dato già solo con questa prima live un sacco di spunti per altre live. Quindi, di nuovo, anche in questo caso non è così breve come tema, perché si entra proprio nel discorso dei parental control software, quindi software di controllo parentale, no? Genitoriale, esatto, per cui è un tema in realtà molto ampio, per cui possiamo anche organizzare un altro episodio. Quindi di nuovo, questo è tutta una scusa per dire: avanti, iscrivetevi ai canali, continueremo, mettete, esatto, like, attivate le notifiche, perché così tutte le risposte che non avete avuto oggi le avrete sicuramente in seguito. Non ci uccidete, ma ahimè, questa è la vita. Dai, a parte scherzi, allora, io a questo punto ringrazio sicuramente innanzitutto tutti coloro che ci hanno seguito, anche solo per un pezzetto, va benissimo. Comunque, in ogni caso, rimarrà questa live qua, in questo post, su Facebook, sulla mia pagina Facebook, rimane attivo come video, ovviamente. Sarà poi mia cura scaricare il video, caricarlo sul mio canale YouTube e poi l'audio, estrarre l'audio e caricarlo poi sul mio canale podcast. Poi dopo, in questo post, o comunque in descrizione, se state guardando questo video in differita, sarà mia cura poi inserire tutti questi dati, oltre a tutto il materiale che Viola e Federica ci hanno fornito, che ovviamente non abbiamo mostrato per ovvi motivi, però comunque ci sono tanti informali, perché l'obiettivo è quello di creare uno spazio, esatto, di discussione più intimo. Esatto, non accademico, perché non volevamo generare il classico webinar, nulla di male, però non era nelle nostre idee, e secondo me ci siamo riusciti bene. Comunque il riscontro è stato ottimo per essere la prima volta. E, ecco, quindi troverete tutti i vari link per chi volesse poi documentarsi per conto proprio, con poi altri dati di contatto nostri, ovviamente, e rimaniamo a disposizione per qualunque cosa. Ripeto, magari continuate anche a commentare, noi leggiamo tutto, magari non risponderemo tramite commenti, perché magari alcuni dei vostri commenti ci daranno spunto per altre live più approfondite. Ok, quindi allora, Federica e Viola, grazie mille, veramente grazie. Grazie a te. Ok. E alla prossima. Alla prossima, sicuramente. Bene, con questo chiudiamo. Vi ricordo, io sono Ivan Ferrero e vi saluto alla prossima. Ciao. Buona serata, ciao. Ciao a tutti, buona serata.